Due, riflessione minima. La mente è un passaggio dell'evoluzione dell'essere che serve perché l'essere acquisisca un'ulteriore autocoscienza. Ma l'essere deve abbandonare la mente. I santi occidentali e orientali, durante le loro estasi, sono non mente. I maestri definitivamente disincarnati, quando comunicano i loro insegnamenti attraverso i medium, sono anch'essi non mente. Ricordiamolo quando attribuiamo alla mente l'ultimo significato possibile della nostra vita.